Eccoci qui, buona serata, buona serata a tutti, bentrovati. Appuntamento della domenica sera, dopo il martedì sapete che eh, alla domenica sera c'è l'appuntamento con gli orologi, soliti orologi, solita carellata, anche stasera avremo diverse novità, qualche cosa che avete comunque già visto, però sempre cose magari da rivedere, da così mh, su cui pensare, eccetera. No? Eh, ricordo, quindi interessante la serata da, da, da seguire, da seguire. Ricordo che siamo interessati al ritiro del vostro usato, insomma sono le, le solite cose che ricordo tanti di voi lo sanno già, eh? e quindi se avete orologi da vendere, per mutare, eccetera, questo mi pare sia il posto giusto. Ecco. Poi mh, possiamo giungere al domicilio, vi raggiungiamo, ovunque voi siate, dalla Spezia a Ventimiglia mh, possiamo portarvi a casa le cose da vedere, lì possiamo poi decidere se ritirare, a quanto ritirare, eccetera, eccetera, il vostro usato. Eh? Poi altre cose da ricordare così non ce ne sono se non quelle di eh, così, chiamare o messaggiare al 345-8249-357 che è a vostra completa disposizione per eh, ogni così, informazione, qualsiasi cosa vi interessi sapere, eh? oppure per prenotare l'oggetto, Ecco, perché poi l'oggetto che vi interessa lo prenotate attraverso la, la telefonata oppure il messaggio e poi ve lo venite con comodo a vedere in settimana in negozio oppure veniamo noi a casa vostra mm. Tanto abbiamo eh, Camilla in regia Camilla e Fede eh, che saluto qua alla camera eh, e poi abbiamo Linda stasera, eh, stasera eh, no, abbiamo la novità di Linda che sostituisce Orietta, sostituisce Orietta quindi insomma nel, nel cambio penso averci guadagnato, sono un altro 25 anni ce l'ho guadagnato anche di più forse no no, eh, anche 35 e, va bene, va bene la mamma lo sa che sei qua? Sì? Tutto a posto? Ecco, lo sa che poi usciamo a cena, andiamo in discoteca tutta la notte, lo sa? È eh, tranquilla comunque, diglielo che arriviamo tardi, che ne facciamo tardi. Eh? Benissimo, benissimo, senza Orietta stasera mi scateno, mi scateno con Linda. Cominciamo dai, cominciamo, cosa mi scateno, cosa mi scateno, scateniamoci qua, vediamo un po' di scatenare adesso eh, la nostra verve, la nostra energia. Questo è un bello orologio da donna, così un omaggio alle signore, un omaggio no perché costa 1300 euro, però è così, è dedicato a loro. È un bommercè, carino, particolare, con una cassa in oro, vedete realizzata in maniera particolare. Con questi due anelli, o meglio, un e un, un cerchio un, in, 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 inseriti uno nell'altro. Carica manuale, oro, 1300 euro la richiesta. Un bel oggetto da 34 mm come diametro, tipicamente femminile. È la casa, il quadrante vedete è scuro e nero e con la grafica oro. Addirittura misterioso perché appunto non ha mh, indicazioni sul quadrante, ritiralo dai. Poi c'era sempre parlando di vintage, lascialo pure, lascialo pure qua, che poi me l'arrangio io. E il Tudor, quello degli anni eh, 40, del 47, questo orologio, quindi per chi ama questo genere di orologeria, il vintage, appunto, eh, è così aguzzate gli occhi, non le orecchie ma gli occhi. Mm, perché è un, eh, un pezzo interessante carica manuale quadrante ovviamente un po' stanchino no, oggi il 47 ha parecchi anni eh, oggi eh, però la cassa è, sa eh, sana, è sana è tenuto bene il movimento è revisionato un anno di garanzia eccetera eccetera eh, esemplare storico eh, ricordo che la Tudor nasce in quegli anni perché poi Hans Wissorf mi pare che compri il marchio Tudor perché l'ha comprato non l'ha brevettato lui mm. Mi pare negli anni, 30, negli anni 30, e comincia la produzione nel, intorno al 45 mh, di Tudor, quindi è uno dei primi davvero esemplari. Carica manuale, case, eh, 950 euro la richiesta. 34 mm il diametro per Camilla. Il diametro è importante, noi cerchiamo eh, quando ci ricordiamo di darlo perché poi così a casa avete modo di capire quella che è la dimensione a volte è fondamentale perché poi oggi usano molto gli orologi grandi pare che l'orologio grande ha il vantaggio di essere più facilmente leggibile farsi notare di più che non guasta eh? 34 mm il diametro quindi qua ritiriamolo, in particolare sono le anse questo di nuovo era bello questo non un vado, eh? attenzione questo è un modello abbastanza conosciuto, storico direi quasi della, della Movado degli anni 50. Peccato per il diametro, è eh, un 33 mm, quindi piccoli, eh, piccolo quadrante misterioso. Anche qua oro, 18 carati: tutto, eh, tutto, tutto in oro, cassa e bracciale. E qui la richiesta era 1500 euro. Questo è un pezzo, mh, diciamo così, da collezione, da collezione. Lo sanno bene coloro i quali amano questo tipo di orologio. Il Movado, appunto, eh, che ha, in pratica era, era Zenith, perché poi Movado e Zenith erano due marchi gestiti da, dalla stessa, dallo, stessa, dallo stesso padrone, diciamo, eh, e la, la, eh, lavorava splendidamente. La Movado davvero ha sempre lavorato ad altissimi livelli direi quasi similari a Zenith eh. questo è in, eh, in pare a carica automatica a carica automatica ripeto un orologio che in, in quegli anni era eh, è, è così rappresentante di quel gusto quindi un orologio elegante piccolo eh, fine eh, raffinato un po' adesso de d'accordo però, però sempre, sempre intrigante sempre affascinante eh. le anse sono dritte fondello a pressione ritiralo questo invece è il cronografo della Eberar, quello dedicato a Tazio Nuvolari, forse uno dei più grandi piloti italiani eh, mai, eh, mai esistiti, mm? uno dei più grandi senz'altro forse quello che ha vinto di più. Certo, eh, beh, insomma, Tazio Nuvolari correva in un'epoca in, un in cui insomma, anche il Genoa vinceva i campionati, è vero, no? Eh, okay. Tu non ridere. Tu non ridere che sei dall'altra sponda e non hai diritto di riso. Ecco, non sorridere nemmeno. Quando parlo del Genoa, proprio non devi avere espr espressione. Ebbene, sì, eh, Tazzolo, volere ha vinto tanto come il Genoa. <ride> come il Genoa, ha vinto tanto come il Genoa. Comunque, questo è un cronografo di 42 mm come diametro, caratterizzato da questa lunetta spiovente martellata, finitura martellata, una ottima leggibilità. Riprende un po' il disegno dei cruscotti di quelle vetture degli anni 30. Due contatori verticali, cifre arabe e radiali, eh, anzi verticali, anche se eh, grafica bianca, lancette a bastone. E vetro minerale, automatico della Ebera, quanto vi chiedo di questo orologio? 2 Sì, ora mi è venuto in mente. 2200 euro la richiesta. Il citurino non lo guardate tanto perché ve lo cambio, eh, se non vi piace, lo sostituiamo. Caratteristica di questo orologio, vedete, è la classica tartaruga lì eh, tatuata eh, presso le ore 9, 9 sul quadrante. Che, che, che era un celebre regalo, che venne fatto da eh, come si chiamava quel poeta. Oh mamma mia, adesso mi viene in mente uh, quello pelato con la barba dell'inizio 900, 900. Eh vabbè, non mi viene in mente, dai. Eh, non mi viene in mente il nome del poeta che regalò comunque a Tazio Nuovo Ari, la tartaruga, un simbolo no? al, con la dedica al pilota eh, più... Mm, veloce l'animale più lento l'animale più lento mamma mia come si chiamava questo questo poeta ma dai quello del, del, del insomma era famoso anche il, che è stato anche un fascismo un esponente del fascismo abbastanza uh va boh, va niente dai vabbè. non mi viene in mente non mi viene in mente l'amante di Eleonora Duse dai chi era questo qua Su, tu me lo devi dire me lo devi dire Niente, vabbè, non, mi, non ci viene in mente, non ci viene in mente. Ritiriamolo, mi fa scappare, mi fa scappare la ridere che doveste vedere, l'espressione di Linda quando parliamo di queste cose. Sembra proprio... Da annunzio, oh, da Linda, da nulla, ma mi fa un'espressione, proprio mi guarda, essere fatta come se parlassi di extraterrestri, alieni, cose mai viste, capito? 1950 è quanto invece vi chiedo di questo splendido eh, cronografo, di questo splendido cronografo eh, della Chrono Suisse, però attenzione, tripla data e, e, e tripla data e basta perché non ha le fasi nulla. Molto bella la cassa con queste anse particolari a ragno, questa grafica leggibilissima a cifre arabe verticali, le eleganti lancette a, a gladio. Poi abbiamo quella, mh, quella due, quelle due finestrelle che indicano il giorno-mese e il mese sotto le ore 12, poi ancora la data, il giorno-mese è indicato analogicamente, vedete, nella parte periferica del quadrante attraverso quella terza lancetta con eh, la punta di freccia. Questo è davvero un bel cronografo che probabilmente se non viene prenotato, non viene venduto, lo indosserò io un po', perché me lo voglio godere un po' io questo orologio, davvero bello, bello. Tanto lo provo! Tanto lo provo, no? ho la scusa di così provare questi orologi. Il cinturino naturalmente ve lo cambio. Il cinturino consideratelo un po' un veicolo, eh? serve per veicolare l'orologio, ma lo cambiamo, non è un cinturino adatto a questo orologio, anche perché è un cinturino in eh, lucertola piatto qua ci vuole comunque un citurino imbottito perché un cronografo appunto è abbastanza grande ovviamente carica manuale ovviamente carica manuale poi invece qualcosa di più moderno, questo per chi ama il vintage, per, per chi ama sempre i cronografi eh, così in oro, beh questo è il Girard Perego, il eh, GP7000, eh, questo è l'esemplare le, le, in oro 18 carati. C'è una chiusura in oro che non è la sua, 3300 oro, eh beh beh è, è compreso anche il valore della chiusura deployante in oro, che secondo me ci sta come cavoli a merenda, perché questo... È un orologio che io valorizzerei con un altro cinturino, con una fibbia d'ardiglione. Quindi, comunque, 3.300, quanto vi chiedo, vi scagliamo il prezzo della fibbia uh, deployante in oro se non la volete. Se non la volete. Eh, secondo me insomma, non è tanto mh, indicata. Cinturino magari rosso sì, ci può stare, però mh, non lo so. Eh, io la chiusura deployante su un orologio del genere non la vedo. Cassa che è un blocco d'oro. Girar per Ego, eh, la marca è un eh, modulare, un movimento modulare a ricarica automatica, ossia con platina cronografica sovrapposta. Il quadrante, vedete, è su, mm, ha un eh, reo abbastanza visibile, bianco, smalto, con eh, contatori profilati oro, vetro zaffiro piatto. Poi abbiamo i pulsanti cronografici rettangolari, una caratteristica estetica di quel modello e la corona, liscia, la corona liscia, che esteticamente rende, ma praticamente è un po' narugnata, perché comunque scivola nelle mani, quindi è un po' difficile ricaricare l'orologio, ma parliamo di un orologio a ricarica automatica, quindi insomma la, il ricaricare l'orologio non è una cosa che deve essere fatta quotidianamente. Eh. Ritiriamolo anche esso ritiriamolo. Che andiamo avanti con eh, l'Efemeridis di Corum. Eh, che abbiamo mh, di questo modello qua. Ne abbiamo un altro integralmente tempestato di brillanti con la lunetta di rubini, insomma, la versione gioielleristica di questo modello. Questa è la versione diciamo, classica, anche se splendida: corona miligranata, quadrante tapisserie 34 mm il diametro, oro 18 gradi la cassa, 2.500 euro la richiesta, davvero bello questo, eh? questo è davvero eh, uno spettacolo, questo orologio eh, della Corum che comunque è una casa di tutto rispetto, anzi direi prestigiosa, una casa che si propone un po' l'obiettivo da sempre, dalla sua nascita, dal 1955, di realizzare orologi un po' fuori dal comune, un po' diversi, questo è abbastanza classico però, intanto è un complicato: è un ultra complicato perché abbiamo sia la riserva di carica come complicazione, vedete in quel quadrantino ad arco sulle ore 2 e poi l'indicazione della data, altro quadrantino a ore 6, poi i piccoli secondi invece ce l'abbiamo al 9, e il resto degli indici vedete sono a barretta dorati. Eh, con le lancette luminescenti a bastone. Ovviamente il vetro è zaffiro. Non il movimento a ricarica automatica, ritiramelo anche questo, bello, via. Poi c'era le eh, Ternamatiche. Eh, questi sono orologi che tanti di voi non mi capiscono, non mi capiscono perché probabilmente non sentono nominare da mo la, eh, la casa, perché Terramatic era una casa che era famosa, lavorava molto bene fino a direi alla fine degli anni Ottanta si è come marchio un po' perso per strada non è stato più acquistato da nessuno se non mi pare ultimamente da il, il patron della Porsche eh, che ha acquistato il marchio però non mi pare abbia fatto niente o nessun investimento per rilanciarlo e cosa che comunque varrebbe la pena perché Ternamatic era davvero un nome nella, nella orologeria del Novecento e insomma ha lavorato molto bene la conosciamo più che altro per il suo celebre eh, orologio che ha sponsorizzato la traversata della zattera Contichi, quindi il Contichi. No? E sì, perché mh, ci fu un esploratore che di, vol volle dimostrare che partendo dalle coste, mi pare, del Sud America si potesse raggiungere attraverso una zattera la Polinesia e dimostrare quindi che e già in epoca primitiva potessero essere state, mh, cioè qualche uomo potesse essere arrivato in quei, in quei, posti, né, in quei posti. E il sponsor di questa, diciamo così, avventura fu appunto l'Eternamatic, eh, eh, che, che poi dedicò un orologio a questa, a questa zattera chiamata appunto Contichi. Vabbè, a parte questo discorso ci godiamo, Ah, eh, qui abbiamo chiesto 800 euro è un automatico è un solo tempo cassa moneta cassa in oro quadrante nero finestrella data attenzione eh, quindi automatico data finestrella data a ore, 3, a ore 3 poi abbiamo un cinturino che abbiamo messo noi bordeaux se non vi piace lo cambiamo non c'è nessun problema l'orologio è sano è revisionato e ha un anno di garanzia ritiralo via questo è l'altro orologio della cartiera che ha avuto un bel successo, mm, almeno insomma, quando finché, finché è stato. Eh, Scusa, volevo vedere il prezzo, non c'è, eh, me lo devo inventare come al solito: mi devo inventare i prezzi, Flavio non li mette perché tanto sa da avere qua un cervello elettronico no? che si ricorda tutto: eh, si ricorda prezzi, si ricorda nome, eh, cioè vabbè, vabbè. Eh, quanto mi hanno chiesto di questo? Mi pare 1950, va bene. So, mi prendo io la responsabilità. Questo è il Chronoscape ed era un modello, dicevo prima, fino, fino a che è stato realizzato dalla Cartier, ha avuto davvero un gran successo. Ed è stato uno dei primi modelli così arditamente lanciato con il cinturino caucciù, che anche se rinforzato dagli, da degli inserti in eh, metallo era. Proprio in caucciù, eh? adesso poi lo faremo vedere in cicciugheria in caucciù. Altra caratteristica particolare è il quadrante lunetta, dove abbiamo questa lunetta ampia con incise le cifre romane radiali che fa un po' da quadrante da, da riferimento per l'ora. Anche se poi all'interno del quadrante abbiamo vedete il triangolo rovesciato al 12, abbiamo gli indici applicati, quindi ci sono altre eh, indicazioni. Poi tre contatori cronografici. Qui stiamo parlando di un ibrido, tra l'altro, base tempo quarzo e malattia cronografica meccanica. 1950 la richiesta, eh, Cartier appunto, Cronoscape, eh, ritiramelo. Mi pare facessero anche la versione, eh, la versione automatica, mi pare, però non sono, sicuro, non sono sicuro. Allora Linda, come va con gli orologi? Va bene? Cioè, ti trovi? Eh, perché Linda è abituata, è la nostra aiutante del martedì. E eh, eh, cosa dovete? Eh, ah, ecco, facciamo vedere il, eh, il eh, cos'è lo Stira. Questo aspetta, come si chiama? Non mi è caduto una cosa lo Stira, lo Stima. Scusate, lo Stima che è comunque è un orologio poco conosciuto, davvero. Ma all'epoca, negli anni '50, lavorava molto bene. Caratteristica particolare di questo orologio è la dimensione: è un oversize, è grande. È 38 mm di diametro, scrivimelo, grazie. Quanto costava? Guarda un po', guarda un po' se riesci. Sei capace a leggere, sì? 400 euro, bravissimo. 400 euro, 400 euro. Mi fa sempre delle facce stralunate, dice no, la metti, sai, a paura di io, adesso cosa, cosa, quanto costava, non lo, so, non lo so. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, eh. Ti diverti di più con i gioielli, però magari, eh, gli orologi, ma tutte le donne gli orologi non li amano. L'orologio è il gioiello dell'uomo, è l'unico gioiello che l'uomo può mettere, quindi lasciateci un po' un attimo giocare anche a noi. Eh. Voi avete tante cose che potete indossare, potete indossare orecchini, anelli, giroccolli, bracciali, noi solo l'orologio. eh, Poverini, vedete come siamo anche rispetto a voi penalizzati. Ritiriamolo, ritiriamolo. Eh, questo lo dico anche per quelle signore mogli eh, che hanno i mariti appassionati di orologi che osteggiano proprio caldamente, perché se un marito arriva a casa e dice cambiamo il salotto subito d'accordo, eh, che poi in realtà spendi 3.000 euro e, poi e sono buttati via, perché c'è il salotto, quando poi il salotto diventa vecchio che fai? Lo butti via. Ecco. Se dice compriamo un orologio, sempre il marito, scusa che volevo capire quanto costava questo. 2002, sì. Se invece il marito dice mi compro un orologio che eh, in questo caso tesaurizza dei soldi perché l'orologio rimane, può essere rivenduto spesso e volentieri a distanza di anni, recuperiamo più di quanto non abbiamo speso. Eh, no, non va bene, non va bene, mai capito perché. Grafica oro secondi al centro, questo è un altro orologio da collezione 2002. La richiesta 37 mm il diametro. Anche qui Anse, Aranio, IVC, calibro 81 carica manuale, leggendario calibro dell'IVC, che ha fatto proprio diciamo, epoca eh, per quanto riguarda affidabilità, robustezza e precisione. Splendida la cassa, piena, come si eh, suol dire in eh, gergo, cassa piena vuol dire che non è stata tirata da eh, successive e molteplici lucidature. Una cassa ricca di metallo, bella piena, appunto piena, pienotta, eh, pienotta, magnificamente conservato. Orologio elegante, raffinato, intrigante. Eh, lo so, fosse un Rolex, ve lo comprate subito, siccome un IV sì, eh, è vero o no? Perché magari non ve lo riconosce nessuno. però attenzione, dico io, non ve lo riconosce magari il barista sotto casa, il benzinaio a cui fate benzina, però. Che poi non è vero, perché ci sono baristi e benzinai che hanno una, eh, una cultura orologeristica che, che te lo dico io. Comunque vabbè, ma io adesso per barista e benzinaio intendo il, 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 così l'uomo comune, cioè il, 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 il primo incontrato, eh? ecco, intendo, adesso non per carità. E, però però eh, non ve lo riconosce il primo che incontrate, ma ve lo riconosce l'amministratore delegato Fiat. Sì, Marchionne, ecco, se vi vede al polso questo orologio sa che cosa avete, sa che cosa avete, ritiriamolo. ritiriamolo Questo invece è un altro orologio um, che va di moda adesso, orologione grande, 44 mm, un orologio da, da così da ostentare, da mostrare, ecco, da, da, un, un chiaro, diciamo, una chiara manifestazione di forza, di potenza. Eh. Praticamente, non avete bisogno di andare in palestra a farvi i muscoli, basta che fate vedere questo orologio e subito potete sembrare dei bodyguard, eh, dei bodyguard. Quanto chiediamo di questo? Aspetta, che non mi ricordo: 7,50, 7,50, benissimo. 7,50 è un Kaki Hamilton Chrono 44 mm automatico, orologio possente, ci vuole il fisico. eh. Bello il quadrante, tra l'altro due toni di argento con eh, di, ritocchi di blu di azzurro, specialmente nella parte centrale dove abbiamo, vedete, in contrasto i due contatori crono che sono rispettivamente i piccoli secondi al 9 e i minuti crono al 3. Poi abbiamo eh, immancabili le ore crono eh, visualizzate al 6-6. Al Cifre arabe, verticali, leggibile. Insomma, tradizione militaresca della Hamilton. che Quindi. Dà alla leggibilità, alla robustezza, da affidabilità, diciamo un, le sue caratteristiche principali, hm? le sue caratteristiche principali. Ritiriamolo. Bello anche il citurino in cuoio, in cuoio. Questo è ancora qua, dai, ma di questo abbiamo chiesto, 1008. Ma, ma dai, su, è un. È un è eh, un breather in cronomat con un uno splendido bracciale pilot in acciaio eh, il bracciale pilot non lo, lo dovete considerare su un oggetto del genere tra l'altro equipaggiato con uno dei più bei quadranti dei cronomat il nero contatori oro i quattro classici cavalieri ai punti cardinali in oro lunetta in acciaio girevole in direzionale poi abbiamo la placatura anche della pulsanteria ogivale quindi pulsanti crono e corona, che è a vite, la corona. Ecco, bravo, fai vedere anche il particolare, la, la vista di profilo, che è quella che mh, a me piace di più di tutti, davvero. Cioè, se facevo vedere, guardate il profilo com'è grintoso, com è. questa è la vista a tre quarti, si chiama, no? Poi questa qua invece è la vista di profilo, che appunto mh, fa vedere eh, le, 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 la grinta, la grinta proprio dell'orologio. Eh, la vedi la grinta dell'orologio? Eh, anche, anche, anche Linda vede, capisce la grinta dell'orologio. Ritiriamolo. Mm, ritiriamolo. Questo invece non è un orologio grintoso, anche se sportivo, però è una sportività molto, molto raffinata, molto elegante, eh, molto, non so adesso come definirla questa sportività. Sportività perché abbiamo la cassa in acciaio molto grande, 40 mm. Perché abbiamo questa, questa forma anche così tondeggiante, rotonda. Quindi la sportività c'è, però guardate il quadrante, che, che, che eleganza, che raffinatezza, due decori, anzi, tre decori diversi, sempre Ghilocher. Rayon de Soleil nella parte centrale. Eh, aspetta, poi l'altro tipo di decoro guilloché si chiama... Mm, eh, vabbè, non mi viene in mente oggi, niente, la strada è così, prima non mi veniva in mente D'Annunzio, adesso mi viene in mente il nome del, del coro Ghillochet. Eh, poi abbiamo nella parte esterna, periferica invece, l'indicazione dei mh, piccoli secondi della minuteria, quindi con, con un fondo invece matto. Eh, con un fondo matte, il vetro è zaffiro piatto, qui la richiesta è 1100 euro, l'orologio io ve lo do come usato ma in realtà è nuovo, in realtà non ha mai toccato polso, della Frederico Costant, eh, scatola e garanzia, fai vedere il lato B, il lato B, eccolo qua, non il tuo, eh. ah, ci mancherebbe, eh, il lato B dell'orologio. Il lato B dell'orologio è vedete, tras trasparente, il fondello con la massa oscillante scheletrata, tra l'altro scheletrata e dorata. Vedete le finiture: le finiture che sono eh, tutte, diciamo, a, a, a costa di Ginevra, le viti azzurrate. Insomma, fatto bene questo orologio! Dai, questo è un orologio che tra l'altro costa di destino 2300 euro. Ma credetemi, credetemi, per quanto riguarda, ecco, torna pure sul, sul quadrante, per quanto riguarda. Mm, il grado di finitura, la, la, la qualità che abbiamo qua, insomma, meriterebbe anche un listino diverso, davvero mm, un listino diverso. ritira l'altro orologio che mi stupisce sia sì, ancora qua. È il eh, Riviera della Beaumercier Extra Large. È davvero un bello orologio, questo. Eh, questo è davvero un orologio che mi ricordo quando uscì, quando lo presentarono negli anni. Mi sembra 90 o primissimi anni 2000, adesso non ricordo bene, e mi colpì eh, eh, proprio mh, parecchio e rimasi davvero mh, affascinato da, da, da questo nuovo disegno di questa cassa dodecagonale, deca, do di, di questo quadrante nero con questi grandi quadran, quadrantini ausiliari della cronografia, ma ampi davvero, che addirittura mangiano, vedete, in certi, post, in certi, in, 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 in certi punti. Le, 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 cifre, le cifre che vengono sacrificate alla lettura dei quadrantini cronografici che comunque davvero risultano leggibilissimi. Poi abbiamo quattro viti, vedete a brugola, che uniscono la struttura dell'orologio, ossia la lunetta, la carur che è la parte centrale e il fondello. Eh? Quindi queste quattro viti a brugola praticamente uniscono la, eh, integralmente l'orologio. Bello il particolare poi del cinturino, vedete sagomato sulla cassa in cauciù, eh, anche qui mi colpì questo orologio perché eh, fu uno dei primi, fra virgolette, primi ad essere equipaggiato con un avienieristico per il tempo cinturino in cauciù. Io qua ho chiesto 1300 euro, ma che stiamo scherzando? Questo era un orologio, mi pare che sia ancora in produzione oggi, un orologio che costa sui 4-5 mila euro di listino, è un automatico, 44 mm, guardate solo la chiusura deployant, doppio snodo. Questo è un bello orologio. La satinatura sulla lunetta radiale, qualche segno, d'accordo, che comunque lo vediamo attraverso l'ingrandimento della telecamera, però... Visto dal vivo non si notano tanto questi righetti. Comunque la, mh, non, non c'è problema perché volendo lo possiamo, la possiamo questa satinatura far mh, 1300, 1300 far eh, riprendere quindi insomma anche quei piccoli difetti che potete notare adesso attraverso l'ingrandimento della telecamera, che non è poco davvero. Li togliamo, eh, eliminiamo qualsiasi difetto, ritiriamolo. Ritiriamolo, bello, questo di nuovo, eh, altro grande orologio, grande cronografo della Girard Perego, che è una grandissima casa che secondo me non è stata valorizzata da un punto di vista commerciale, non c'è stato nessuno che ha saputo applicare la giusta eh, ricetta marketing eh, a questo grande marchio, questa grande casa che ha sempre lavorato molto sul prodotto. E non sul marketing. Eh, quindi paradossalmente era una delle poche case che ha sempre fatto l'interesse di noi utilizzatori, di noi consumatori, lavorando sul prodotto, facendo un buon prodotto ecco, e non lavorando quindi sul marketing. Però devo dire, da un punto di vista commerciale, questa è una strategia non pagante. Non pagante, perché alla fine una cosa eh, pare proprio che non valga per quello che è, ma per come è venduta per come è venduta, eh sì cara, oggi proprio è così. 44 mm, questo è davvero il crono VVTC, eh, ossia World, World Time Coordinate, mm, è 44 mm di diametro, dicevo, caratterizzato dal eh, geniale quadrante Oremondo, quadrante che tra l'altro è stato applicato da pochissime case, disegnato questo quadrante negli anni 30 da un certo Louis Cotier pensate l'ha disegnato nel retro bottega di una, de, della lavanderia della moglie questa è la moglie che faceva che praticamente guadagnava aveva una, una, una lavanderia mi pare o sartoria ma credo lavanderia e lui dietro che disegnava orologi <ride> nel retrobottega quella poverina si spaccava la schiena e questo disegnava orologi però attenzione poi insomma eh, questo geniale quadrante che permette la lettura di eh, tutti i fusi orari, o meglio dei principali fusi orari mondiali in un colpo solo, lui lo disegnò e lo propose alle più importanti case produttrici di orologi dell'epoca, tra cui la Patte Filippo, eccetera, e nessuno gli diede ret retta. Quindi la moglie si arrabbiò, dice, ma tu stai sempre a disegnare, dammi una mano qua a, a lavare, a stirare. Che altro che disegnare orologi e nessuna casa appunto di retta al povero Louis Cotier. Solo la Patè Philippe comunque comprese, eh, ma fino a un certo punto comprese l'importanza della scoperta di questa persona qua. Intanto di questo chiediamo, abbiamo detto non c'è il prezzo, no? Mi pare chiedessimo 7500 euro, sì. E, e la, la Pate Filippo appunto comprese la genialità dell'invenzione del, dell e realizzò alcuni modelli però non pochi tant'è vero, tant vero che per esempio di crono ne fece due la Patec fece due crono ore mondo negli anni 30 due secondo i due orologi e pare che uno ci sia ancora al mondo ma l'altro non si sa L'altro non si sa, provare a guardare nel cassetto di tuo nonno. Eh, adesso avete fatto la vendemmia Tutto a posto con la vendemmia? Una bottiglia di vino no, eh? Mi raccomando, non portare una bottiglia di vino buono, ecco, niente, bevitelo tutto te. Se, se appena, il mostro appena vendemmiato scusa. Eh. Almeno a Natale me l'aspetto, eh. te lo dico già, te lo dico già, almeno a, a Natale mi aspetto. Una bottiglia di gavi, eh, perché voi siete di lì, ecco, una bottiglia di gavi. Comunque che mi fai sempre perdere il filo, eh, stavo parlando invece del, eh, del, del fatto che magari eh, magari guardate nei cassetti dei vostri nonni, delle vostre nonne, magari trovate all'interno il crono della Patek Filippo Remondo costruito negli anni 30 che magari se lo sono dimenticato lì eccetera e eh, avete risolto i problemi della vita eh, meglio che fare eh, no 13 al totocalcio com'è quella superenalotto super ecco, meglio che fare superenalotto ritiralo via questo è un altro orologio che ha un background culturale molto importante ha anche un cinturino orrendo devo cambiarlo per carità, però il fascino, il background, l'importanza collezionistica di questo orologio è, è, è davvero nota e è grande. Questo è uno dei primi Memovox scarica manuale con cassa in acciaio, svegliarino della Jaeger Lecoultre. Questo era un orologio che all'epoca aveva una grande utilità pratica perché in pratica è stato il primo, eh, la prima agenda fra virgolette eh, da portare al polso. Eh, perché appunto è un orologio che permette caricando debitamente la molla della suoneria di eh, farci avvisare allo scoccare di un'ora particolare di un magari un impegno una pastiglia da prendere un, un appuntamento un qualcosa che eh, così dobbiamo fare, dobbiamo fare oggi ovviamente questo non è più necessario perché abbiamo tutti eh, le nostre eh, agende elettroniche che suonano il telefonino che ti ricorda il compleanno di questa, l'appuntamento la, 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 di quell'altro, eccetera. No? Oppure i più fortunati hanno la segretaria, hanno la segretaria che ti ricorda, guardi dottore, che oggi alle tre ci abbiamo. Ecco. Una volta invece avevano eh, uno dei primi, davvero, strumenti utilizzati per. Eh, Specialmente da uomini importanti, eh, uomini molto impegnati, era appunto lo svegliarino. E lo svegliarino era comunque un ed è ancora oggi una complicazione molto articolata, difficile da realizzare proprio materialmente da realizzarlo, perché consiste in buona sostanza, in un anello in metallo fatto di un metallo particolare che dovesse, una, dovesse avere una risonanza particolare, questo metallo. È eh, così mh, percosso da un martello, cosiddetto martello che girava che chiaramente faceva, eh, veniva fatto girare dal movimento dell'orologio, sbattendo contro questo anello produceva un suono eh, che appunto eh, avvisava chi portava l'orologio. Ma ripeto, era una cosa difficile ed è ancora oggi una cosa difficile da realizzare perché spesso poi questo suono viene attutito no? dalla morbidezza del polso, quindi non lo senti e per cui ci vogliono dei metalli particolari per avere una eh, risonanza eh, eh, mh, accettabile, quindi insomma che possiamo avvertire eh, lo, lo, lo scoccare dell'ora. Mm. Di questo chiediamo, scusate eh, di, che mi sono un po' dilungato, ho i 1200 euro nel tuo prezzo e la, la Jaguar 3 è una, nelle case che, maggiormente, che più ha dato a questa complicazione lo svegliarino appunto. Tant'è vero che ancora oggi eh, mi pare che nel catalogo Jager Le ci sia la collezione MemoVox. Mm? Ritiriamo. Eh? Oggi è un po' più facile costruirli perché con le leghe che abbiamo così scoperto bello questo crono. Questo è un bellissimo cronografo. Ci vuole il fisico per portarlo con 44 mm e molto anche spesso, però... Signori, è bello. Questo è il Carrera, eh, le, 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 mamma mia, vabbè, Il Calibro 17, il Gran Carrera, scusate, quello col calibro 17 di manifattura di carica automatica. Il sistema, rot il, il Rotation System, che si tratta di un eh, nuovo sistema di visualizzare, per visualizzare i contatori cronografici. Dove non abbiamo la classica lancetta che ruota attorno a un disco fisso, fermo, ma abbiamo un disco che ruota attorno ad una lancetta ferma. Potete vedere nel contatore ad ore 3 lo scorrere dei piccoli secondi, o meglio, il, lo scorrere del, del, de, 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 come si del disco ecco, dei piccoli secondi che scorre sopra una lancetta fissa, un po' il contrario di quello che avviene nei soliti cronografi. 3008 la richiesta, qua scatto e la garanzia come nuovo, bello, veramente. 44 mm, non so se l'ho detto, Kami. Eh, non so se l'ho detto. E vetro zaffiro, quadrante nero su due livelli. Bello anche il lato B, vedete visualizzato il movimento che è il nuovo, ripeto, calibro di manifattura Tagoyer. Attenzione perché la Tagoyer ha smesso di utilizzare per i cronografi automatici il calibro va giù 7750 ma ha realizzato tra l'altro riprendendo un vecchio progetto Seiko eh, però eh, rivalutandolo, rimodernandolo e, e realizzandolo proprio secondo le sue, i suoi standard di qualità e, e convenienza, diciamo, e ha realizzato appunto un suo calibro. Di manifattura, eh, di manifattura, calibro 16, appunto. Calibro 16, calibro 17. Eh, perché poi a volte la, eh, la Tagoiere ha comunque utilizzato anche lo Zenith il primo. No? Noi abbiamo un modello che, tra l'altro, stasera mi, mi pare di non averlo portato. Il link che ha invece il calibro 36, che deriva niente po' di meno che da lo Zenit, il primo. Ritiramelo questo. Grazie, bello. Eh. Questo è bello, eh? davvero. Altro crono, dai, 1004 ve lo do. Questo è senza bracciale. Questo è l'altro cronografo, mm, eh, cronomat, l'altro cronomat. Eh? Abbiamo visto poc'anzi quello equipaggiato con il bracciale Pilot, questo invece è cinturinato semplicemente. Anche qui abbiamo un bel quadrante, non più nero oro, ma blu oro. Blu, fondo blu con contatori oro. Direi che il blu e il nero sono i più bei, crono i più bei quadranti che abbiano equipaggiato questi cronografi. Molto ben conservato il cinturino. Se non vi piace, lo cambiamo. 1400 la richiesta, automatico, revisionato. Un anno di garanzia. 38 mm il diametro, ritiramelo. Grazie. Poi abbiamo questo. Era un altro grande cronografo. Qui siamo, direi. All'inizio degli anni 70, quando le casse cominciavano a diventare eh, così più geometriche, più, più squadrate, ricche di metallo, all'epoca ancora il metallo costava poco, poi negli anni 70 c'era stato un grande sbalzo nel costo dell'oro, mi pare alla fine degli anni 70, nel 78 se non sbaglio, che è passato da... 12.000 lire a 20.000 lire. Eh? Qualcuno di voi lo ricorderà. Tu ti ricordi eh, nel 78 appunto quando l'oro è passato? Eh, sì, è vero, cioè, in quel tempo eri dove abitavi? Non ti ricordi? Cioè, eri ancora nel prato delle oche, come diceva eh? come diceva quello. Comunque, no. E qua invece abbiamo una cassa, vedi, molto ricca, molto pesante, possente. 3.400 euro la richiesta, qua mi pare sia 3.000? 3.000? No, 3.000, 3.000, no. Eh, perché ci ho messo 400 euro? Volevo guadagnare troppo. 3.000 euro la richiesta, questo è un eh, cronografo, tra l'altro il eh, Conto da Date, si chiama Conto Date come modello della Eberar, altra casa che ha dato tantissimo alla, allo sviluppo della cronografia mondiale, direi. Vedete appunto la cassa già ispirata al gusto degli anni 70, ecco questa cassa Tonno. Sai cosa vuol dire tonno? Come se è una, una, una vignaiola e non sai cosa vuol dire tonno? Tonno vuol dire botte, botte, le botti del vino... si, tonno, si chiamano eh, in francese tonno. Ritiriamolo. Vedi quante, impari più cose qua, a momenti che a scuola, eh, è vero o no? 700 euro per questo eh, Ebel, squamma, che squamma? Eh, squadrato, cassa. Cassa quadrata, cassa carrea, spigolo vivo, però in oro, 18 caratti, eh, lo ricordo, questo è un orologio unisex, che potrebbe andare bene sia da uomo che da donna, eh, sia da uomo che da donna, con le lancette pencil, gli indici appena accennati, fondo oro, carica manuale, non è un quarzo, eh, non è un quarzo, bello, a me piace molto quell'orologio, eh. Poi possiamo, è un 30 mm, 31 mm come diametro, non è piccolissimo, è un orologio che era all'epoca, parliamo degli anni 80, considerato da uomo. Oggi sinceramente, prova a poggiarlo sul polso, vediamo un po' come ti sta, prova un attimo a poggiarlo sul polso. Ecco, vedete, secondo me è adatto ad un polso femminile, eh, guarda che bello sta, ti sta proprio bene, proprio, eh? Cioè, vero? eh? Già il tuo fidanzato martedì ti ha regalato quel brillante da un carattere e mezzo, eh, guarda un po' se ti vuole regalare anche questo. Eh? Ritiriamolo, ritiriamolo. Cosa ne hai fatto del brillante? Eh? Cosa ne hai fatto? Te lo sei già venduto. <ride> una vabbè non posso dirla questa, comunque no, vabbè la posso accennare. Io mi ricordo, io lavoravo una volta con una... Um, in una gioielleria, insomma, quando ero all'inizio, no? che e mi ricordo che di fronte aveva un negozio di articoli sportivi dove c'era una molto carina commessa: eh, una commessa molto carina. E, e c'era un nostro cliente, probabilmente innamorato di questa commessa, che veniva, facoltoso tra l'altro, veniva a comprare. Un gioiello, no? E glielo andava a regalare, però non lo sapevamo niente. non meglio, lo sapevamo dopo, perché dopo nel giro di mezz'ora questa attraversava la strada e ce lo veniva a rivendere. <ride> Siamo andati avanti così, sai per quanto tempo? Vaceron Costantén, Vaceron Costantin, tanto io non ero il titolare, no? E il titolare mio era uno che. Ragazzi, quello, quello mica come, come me, aveva dei denti, quindi non so, vendeva 2 milioni e lo comprava 300.000 lire, cioè proprio, sì, sì, faceva delle cose. Vabbè. Di questo chiediamo, eh, non c'è, no, no, me lo ricordo io, mi pare che chiedessimo intorno ai 3004, eh, 3004, sì, sì, ansia goccia, ansia ragno, cioè, eh, ansia ragno, eh, grande perché è un 37 mm, quadrante originale, su due toni, tra l'altro, scala della minuteria, chemin de fer, lancette e pensi, secondi al centro. Corona cappello di, pie, di prete, che era un, un tipico disegno delle corone di Vacheron Constantin di quegli anni, che tra l'altro a quell'epoca Vacheron Constantin aveva una stretta collaborazione, un'osmosi proprio, con eh, Jaeger-LeCoultre. Non a caso è facile trovare questo, eh, questo retaggio estetico, questa forma, mh, questo disegno di orologio anche in eh, tanti Jaeger-LeCoultre dell'epoca, eh, parliamo di anni 40, anni 50. Questo comunque è un Vacheron Constantin, ritiriamolo, mi ricordo che avevo ho avuto anche un Jaeger una volta tripla data che aveva proprio eh, questa tipica eh, forma delle anse a ragno, a goccia, insomma come volete chiamarlo. Eh. E qui la richiesta è 2350, è un lady, un lady date, piccolo, piccolo, attenzione, eh, misura piccola, misura da, eh, da donna quindi, eh? Misura da donna. No, lo dico perché poi magari a casa qualcuno attraverso il teleschermo non riesce a capire la dimensione, la reale dimensione dell'oggetto, e crede sia da uomo. No, è da donna, è da donna, è quello, piccolino, eh? è quello piccolino, anche perché il prezzo lo eh, giustifica ciò eh? giustifica ciò perché fosse il modello grande, fosse un date da 34 mm, vi chiederei almeno 1000 euro in più. Eh? Chiederei almeno 1000 euro in più. la garanzia. Lady Day quadrante bianco, ben conservato, un po' da lucidare, forse, vabbè. però qui dobbiamo ancora farlo passare dal laboratorio. Lo faremo passare dal laboratorio quando avremo l'interessamento da parte di qualcuno. Per adesso, ritiriamolo. Comunque, se qualcuno cercasse un lady date, eh, qui insomma, se ci diamo una lucidata, lo revisioniamo. È una, è un, è una buona occasione, è una buona occasione, assolutamente. Corredato di scatto e la garanzia. Ritiralo dai, ritiralo. Poi. A me piace molto, ma non solo a me, perché ho scoperto che ci sono tanti estimatori di questo orologio, di questo Philip Watch, carica manuale. Potremmo definirlo heritage, heritage perché eh, riprende esteticamente il eh, disegno, il gusto dei cronografi degli anni 20, degli anni 30, con i pulsanti ad oliva, queste anse, tra l'altro, che erano le prime anse. Degli, degli, degli anni 20, quando in pratica si trasformavano gli orologi da tasca in orologi da polso, eh, perché ancora non era affermato l'orologio da polso negli anni 20, negli anni 10, così nei primi novecento eccetera, e spesso eh, si, eh, si, anche le case no, che eh, quando ha cominciato, hanno cominciato a, a, ad avere le richieste degli orologi da polso, avevano quelli da tasca, li trasformavano, come li trasformavano? In questo modo, saldavano a ore 12, e ore 6 delle anse mobili eh, su cui poi facevano passare il cinturino. Di questo ho chiesto 8,50, questo ovviamente non è un orologio d'epoca, è un Philip Watch però che riprende, ho detto, il disegno di questi, di questi primi cronografi del Novecento, davvero molto, ma molto bello. placato oro, carica manuale, infatti se, se gira, se, ecco, vi fai vedere il lato B, vedete, completamente trasparente, non esisteva negli anni venti, che potessero mettere un oblò così trasparente, eh? non esisteva proprio. E invece qui l'abbiamo fatto perché vogliamo anche evidenziare il movimento, eh? il movimento. Che tra l'altro è già un complicato perché è cronografo, ma non solo, eh, ma abbiamo anche l'indicazione della data e delle fasi lunari, eh? Bello quindi, ritiriamolo, grazie, il diametro mi pare sia 38, quindi una buona dimensione, un no, oggio davvero che ha avuto un gran successo, eh? in tanti siete venuti a vederlo, però non a comprarlo, eh? in realtà è bello, bello, ma poi bisogna vedere, adesso non si sa se le cose piacciono e non si possono comprare eh? o se no o se piacciono, ma non abbastanza da essere eh, comprato, perché poi il miglior complimento che potete fare a un orologio, secondo me, è comprarlo, è vero o no? 4.3 la richiesta, scatola garanzia, altro Lady, però questa volta in oro, con vetro zaffiro, eh, garanzia, Lady dei Just, scusate, Lady dei Just, 29 mm, integralmente in oro, molto ben conservato, molto ben conservato. quadrante blu, che non guasta, perché comunque dà un tocco di sportività ulteriore al, allo già sportivo eh, Oyster Perpetual. Mm? Lady dei Jazz, fai vedere il bracciale, che è ben conservato, eh? vedete la, la, la doppia finitura, satinata e lucida, bracciale sano, sano, non stanco, non allungato, è difficile comunque trovarsi un bracciale, la, la, così, questa condizione nel bracciale eh, dei Rolex, specialmente in oro dove il bracciale è inevitabilmente più, più fragile, si rovina di più. E comunque a riguardo ricordo a tutti, non portate l'orologio largo sul polso, perché questo eh, così, porta all'inevitabile all rovina del bracciale, oltre che anche dell'orologio, perché l'orologio fa da maglio, sbatte a destra, sbatte a sinistra. Il eh, stress al bracciale rovina i perni che uniscono le maglie e il bracciale inevitabilmente si allunga e quindi poi perde di valore anche l'orologio. Se invece l'orologio lo teniamo bello, aderente, stretto al polso, questo non succede. Eh? Sono le solite raccomandazioni che do, portate l'orologio stretto al polso. Fatelo controllare prima di andare in acqua, sempre, anche se ha un submarine, non, non ha importanza, non ha importanza, da un anno all'altro vanno sempre controllati gli orologi, almeno l'impermeabilità. Ritiriamolo, eh, ritiriamolo, no? Eh sì, perché poi eh, è facile allagarlo, questo per esempio è un orologio che è impermeabile a, a 600 metri, quindi 60 atmosfere, quindi sarà subacqueo, certo, d'accordo, però se per esempio questo orologio fosse stato usato quest'estate, magari messo al sole, no? dove ci sono 30 gradi, quindi all'interno tu prendi il sole, all'interno dell'orologio se fuori ce n'è 30 ce ne sono 50, 60, poi ti alzi, vai in acqua e da 50-60 gradi passa a 20 gradi, sono tutti shock termici che possono rovinare le guarnizioni. Quindi anche da un anno all'altro l'orologio può perdere la capacità di essere. Impermeabile, se lo usiamo sempre, sicuramente in acqua prima di fare il bagno. Il, eh, facciamolo, controllare, facciamolo controllare. Di questo, chiediamo 3008. Questo è un planet ocean 44 mm, lunetta ceramica, calibro 8500. Nuovo calibro di Omega. Manifattura completa di questo calibro da parte di Omega, che ha impiegato circa 9 anni di studi e progettazioni per realizzarlo. Peccato non si possa vedere perché qui non abbiamo il fondo trasparente, perché è davvero molto bello alla, alla vista. Eh. Il calibro 8005 lo possiamo vedere in alcuni modelli Deville, se non sbaglio. Eh. In alcuni modelli Deville lo possiamo, lo possiamo vedere. Ritiriamolo, grazie, ritiriamolo. Questo invece è da uomo. Questo è il day date, doppia data. E quadrante champagne, vetro eh, zaffiro già, scatto rapido di data, ma mono scatto eh, rapido di data, siamo negli anni 80, la referenza la 18.039 il calibro è il 30.55. Mm? Quindi poi dopo questo calibro 30.55 è arrivato il 31.55 che permette l'avanzamento rapido mh, sia del... Eh, giorno settimana indicato da quella finestrella d'arco a ore 12 sia del giorno mese indicato invece dalle, eh, dalla finestrella a ore 3 mm. questo invece ha solo il monoscatto rapido di data però vetro zaffiro 8500 la richiesta eh, questo ha un, mm, un bracciale President. Eh, il bracciale President è stato un po' un bracciale eh, chiamato così proprio perché venne il primo esemplare e, e, e equipaggiato da questo bracciale regalato all'allora presidente Eisenhower degli Stati Uniti negli anni 50, negli anni 50 eh? forse anche un po' più avanti, adesso non mi ricordo quando il bracciale President è stato eh, così lanciato sul eh, mercato. Mi pare nel, nel 56 nasce il Day-Date eh, un paio d'anni dopo eh, un paio di dopo credo perché i primi, primi Day-Date erano equipaggiati con i bracciali invece Oyster mm, o Jubilee ritiriamolo ritiriamolo bracciale President proprio per questo no? perché era il bracciale del Presidente Ho un modello, glielo guardiamo il Presidente eh, chissà perché poi le cose più importanti eh, vengono regalate a gente che, che non avrebbe bisogno, ecco, no, piove sempre sul bagnato alla fine, no? Ora, tu dimmi se un presidente degli Stati Uniti deve aver bisogno che gli regalano un orologio, non credo mica, no? A parte che guadagna meno del presidente della regione Liguria, il presidente degli Stati Uniti, perché questa è verità, eh? guadagna di più il presidente della regione Liguria, ma noi italiani possiamo permetterci certi stipendi, per carità, di pagarli, no? Che non il presidente degli Stati Uniti, ribadisco. E, e comunque, e comunque eh, non ha certo bisogno che a lui regalino questi orologi, no? se li potrebbe comprare, penso. Così come se lo potrebbe comprare il Presidente della Regione Liguria. Eh? Facciamo vedere, per carità. No, niente di personale col Presidente della Regione Liguria, eh? niente di personale, no, no, assolutamente, solo che è una carica, no? Cioè, ora, se mi eleggessero a me, anch'io vado a guadagnare più che Obama, cioè, voglio dire, mi piacerebbe essere eletto, no? Il problema non è della persona che c'è, il problema è del, di questa carica che deve guadagnare 400 milioni di euro l'anno, ma, cioè, ma che stiamo scherzando, eh? Poi è ovvio che c'è la corsa ad arrivarci. Questo se lo potrebbe anche comprare il Presidente della Regione Liguria, costa 3.950, la richiesta è 3.950, è un vascero un d'oro bianco degli anni 50, cassa di forma, eh, non proprio rettangolare a spigolo vivo, ma rettangolare, vedete, con lo spigolo smussato. Non voglio parlare di cassa esagonale perché insomma, non mi pare il caso. Preferisco parlare di cassa rettangolare con gli angoli smussati. Elegante, raffinato, oro bianco, carica manuale, grande, anche devo dire abbastanza grande, un modello eh, visibile. Il cinturino ci mettiamo d'accordo se non vi piace quello lo cambiamo, nessun problema. È un orologio che ha una dedica sul fondello che possiamo togliere. Anche questo oggetto di regalo probabilmente a eh, diciamo in quegli anni questi orologi spesso venivano regalati da aziende eh, a così, mh, mh, dipendenti particolarmente fedeli e proficui per, la, per le stesse. No? Oggi invece le aziende come regalo ai dipendenti mh, cosa fanno? Eh, quando va bene non chiudono, <ride> cioè, cosa dire? quando va bene non chiudono eh, come regalo ai dipendenti. 3950 la richiesta, grazie, ritiramelo. Sono particolarmente polemico stasera. Eh, sono un po' arrabbiato. Eh, a volte capita. 400 euro che poi sono diventate 300 perché ho uniformato la richiesta di questo Girard Perego ad un Longin che ho mh, venduto a 300 euro. Quindi, 400 c'è scritto, ma 300 eh, mi bastano. Mi bastano per questo Girard Perego 34 mm. Solo tempo, secondi al 6. E poi abbiamo, mamma mia, mezz'ora che dobbiamo finire, fra mezz'ora. E poi abbiamo la, la, la grafica, vedete, rappresentata da, queste, di, da questi indici punta di freccia applicati e dorati. Da notare la grafica dorata sull'acciaio, cosa tipica degli anni 50, quando ancora la grafica era dorata anche negli esemplari in acciaio e non solo in quelli eh, d'oro, in quelli d'oro, eh? questo è un bello orologio elegante, raffinato, pulito sempre verde, sempre, ci piacerà sempre questo orologio qua eh, penso che davvero è piaciuto ai nostri nonni, bisnonni piace a noi, piacerà ai nostri figli, ai nostri nipoti un po' a tutte le generazioni il classico orologio cassa moneta ritiralo, eh, ritiralo pensate che è stata la Patea Philippe la prima a realizzare l'orologio da polso rotondo, perché mh, questo, questo è un Rolex Date con quadrante ruttenio, eh, attenzione, 1974, se non sbaglio, 74, 73, no, 74, scatola e garanzia. 2.800 euro, li voglio tutti, guardate le condizioni e soprattutto considerate il fatto che è equipaggiato di scatola e garanzia, cosa rarissima in un orologio del 1974. Dicevo a proposito dell'orologio da polso, l'orologio da polso nasce come orologio femminile, perché erano le donne, le prime, furono le donne le prime a eh, indossare l'orologio al polso, no? le, le eh, donne che di solito portavano gli orologi appesi alle collane, oppure a, a, a mo, appesi alle spille, no? e poi specialmente le baglie, quelle che avevano a che fare con i bimbi, che questi orologi erano sempre presi no? da queste manine intriganti, eccetera. Allora, mh, cosa fanno? Cominciano a legarsi l'orologio al polso con un nastro. No? E quindi l'orologio dal polso, parliamo della fine dell'Ottocento, è femminile, nasce come orologio femminile, quindi gli uomini non lo vogliono anche se comunque poi con la guerra, no, la Prima Guerra Mondiale, già, la la, 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 sì, la, 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 già le varie guerre dell'inizio del, del Novecento, ma soprattutto con la Prima Guerra Mondiale anche l'uomo scopre l'utilità dell'orologio da polso, no? cioè capisce che insomma, eh, beh, eh, beh, è meglio che quello da tasca. Eh, però però hm, l'uomo non vuole l'orologio da polso, era considerato femminile. Era considerato femminile. Quindi anche tutti i primi orologi da polso avevano la forma geometrica della cassa, non quella rotonda che ricordava gli orologi invece da tasca, no? ma erano quadrati, tonneau, eh, rettangolari, eccetera. No? Fu la Patè e Philippe eh, negli anni 30 ad introdurre per la prima volta con il Calatrava l'orologio rotondo da polso. Eh? perché diceva tutto nell'orologio rotondo è ro eh, indicazione dell'ora è rotonda gli ingranaggi sono rotondi anche la cassa deve essere rotonda <coughs> e quello è stato un must eh? poi l'orologio da, eh, da polso rotondo è, è quello ancora oggi assolutamente più eh, eh, apprezzato e venduto ritiramelo questo dai Ritiramelo, ritiramelo. Questo è un altro Planet ocean eh? rispetto a quello precedente. Visto costa meno, costa eh, 2.800 euro. Costa meno, però, attenzione: intanto non è più equipaggiato con il calibro 8.500. Non, non ha ancora la eh, lunetta in ceramica. Poi, sostanzialmente, come estetica, come valore di impermeabilità è equivalente a quello che abbiamo visto poc'anzi da 3.800. Eh. 3008, Questo però non ha, ripeto, l'alunetta in ceramica. Sempre 44 mm. Sempre 44. Eh? Bello. Questo davvero, a mio avviso, se cerchiamo un eh, subacqueo ad hoc eh, a un prezzo ancora così accettabile... Eh, Insomma, che non abbia ormai tanto tutti i summari, tutti i rolex sono, sono schizzati oltre i 4500 euro. Eh, anche, se marci, anche se marci ebbene, se vogliamo spendere un po' meno, eh, a mio avviso, un ottimo rapporto qualità prezzo lo abbiamo con Omega. Specialmente nell'usato, specialmente nell'usato, che come vedete è quasi in, così, simile al nuovo. Eh, è un usato condizioni pari al nuovo, ritiriamolo. Grazie, ritiriamolo. Ecto, eh, lupus in fabula, 2006, scatto la garanzia, 4800 euro. Su Maria senza data due scritte. Che vi dicevo senza data, eh? attenzione. E quello senza certificazione COS, perché poi in un secondo tempo è arrivato su Maria senza data quattro scritte, ossia certificato COS. Queste ancora due scritte. 4,8, 4 e 8. Eh, ma sono questi i prezzi, eh? signori. Adesso io non ce la faccio a dargli a meno, ma non perché voglio guadagnare, in realtà credetemi, sui Rolex sono, sono gli orologi dove si guadagna meno, eh? dove si guadagna meno di tutti, proprio non c'è margine, non c'è margine, spesso tanti di voi mi sentono eh, dire no, non posso fare il ritiro perché eh, non posso ritirare un altro, un orologio che non sia Rolex. No? oppure non posso ritirare non posso fare sconto perché ho pochissimo margine, anche se le cifre sono alte, tanto, richieste eh. io non lo pago pensate che questo è un orologio che io mi ricordo di ven lo vendevo a inizio carriera con la Marengo 2003-2004 lo vendevamo 2.800 euro, nuovo scatto la garanzia, nuovo 2.800 costava 3.200 adesso devo venderlo usato a 4.800, che devo fare? Eh? È logico che all'epoca lo pagavo un po' meno di 2008 e non è che adesso lo pago 2000, 2005, eh? magari trovassi a 2500 euro. Anzi, chi ha un submarine, che me lo vuole vendere a 2500 euro, venga, venga, venga subito. Offro anche la, il pranzo, la cena, ritiralo, Grazie, quello è senza data, eh. Questo è di nuovo un bel orologio, un bel cronografo, Flieger uhr quello con la doppia cassa in ferro dolce, primo esempio di orologio amagnetico risalente agli anni 30. Elibussi eh, con questo orologio risolve il problema del magnetismo all'interno eh, delle gabine di, di, di pilotaggio dei primi velivoli, dei primi aerei, attraverso appunto la, questa seconda cassa in ferro dolce. Qui la richiesta è 1009. Ottime le condizioni, mi pare equipaggiato la scatola garanzia, però non sono troppo sicuro. Comunque al limite in settimana sarò più preciso eh, perché adesso non, non mi sfugge. Citurino, se vogliamo, lo, lo cambiamo, nessun problema. Cronografo da 38 mm di diametro, caratterizzato dal movimento a ricarica automatica. E un bel quadrante. Uno dei più belli orologi della IVC. Eh, ha eh, avuto devo dire un ottimo successo da un punto di vista eh, commerciale, eh, commerciale lancette a gladio evidenti luminescenti tre contatori e finestrella data peccato parzialmente coperta dalla lancetta delle ore alettino indica eh, indicante il giorno settimana e il giorno mese ritiralo deep sea profondità oceaniche giusto nome questo orologio, il nuovo Sea-Dweller, o meglio il primo nuovo si dweller che fecero, poi ne hanno fatto adesso un modello un po' più tranquillo, eh, un po' più tranquillo, questo è appunto il Deepsea, 43 mm e mezzo, 390 mm, m, metri l'impermeabilità garantita, quindi 390 atmosfere, scusate, no, eh, 3.900 Mamma mia, quanto c'è scritto? C'è scritto lì, guarda, non mi ricordo nemmeno qual è il grado di eh, impermeabilità garantita. 3.900? 3.009. Oh, perché non ci leggo? Eh? Cosa, è un difetto della televisione, sicuramente. Io non ci leggo, eh? cioè, non è mica un difetto del, del... Ah, ecco sì, sì, qua non ci vedevo. Però allora è un difetto della televisione, perché se, se lì lo leggo e lì no, tu lo leggi lì, tu, lo, tu non conti comunque, tu, cioè, tu hai 19 anni e non conti. Qui la richiesta è Avrai te, te, arriverai anche te a 50, eh? non ti preoccupare, eh? ci, arriverai, eh, ci arriverai, allora capirai adesso mamma e papà eh, quando ti dicono, com'è che dicono i francesi, se i giovani sapessero e i vecchi potessero, è tutta lì, lì la questione, eh? quando puoi non sai e quando sai non puoi, porca miseria. Non è che si può tornare indietro in qualche modo, eh? cioè, no. Ritiriamolo, ritiriamolo, sì è carino capire come eh, poi davvero nel corso del tempo cose che a vent'anni ti dicevano e tu ma, ma, cioè, sai proprio ma cosa dici, ma cosa, poi arrivi a 30 e cominci a dire eh però ma 40, mm, sì, 50 mamma mia se avessi dato retta, eh? 4350, anche qui un 2004, sempre lady Day Just, Zaffiro, scatola garanzia. Eh, scatola garanzia. È un lady, eh, attenzione, piccolino, piccolino piccolino 4350, 433, dai, 433, togli le 50 che tanto poi ne ho presentato uno poc'anzi a quindi facciamo lo stesso prezzo, la differenza sostanzialmente nel quadrante. Questo è un quadrante un po' più elegante, un po' più sobrio, mentre quello di prima era un quadrante un po' più eh, grintoso, grintoso. quanti però devo dire una cosa, i quanti blu e neri spiacciono lì per lì di più. Però stancano anche maggiormente. Eh? A distanza di tempo, poi uno pff, rimane un po' impegnato dal quadrante nero al quadrante blu. Eh, e anche nel vestire: no? nel vestire questo orologio te lo metti con la camicetta e i jeans, va bene, te lo metti col tagliere elegante anche, eh? è vero. Invece col quadrante blu e quadrante nero rimani un po' più legata. Ma queste sono cose di secondaria importanza. Hm? anche perché ce ne possiamo comprare uno blu e uno nero e risolviamo il problema. no? Ritiriamolo, grazie, ritiriamo vado a comprare nuovo <ride> questo orologio. A comprarlo nuovo ci vogliono 20.000 euro, ci vogliono, eh? Vedete che cambia la musica. Bello questo, eh? Questo è il tachimetro Racing, 42 mm di diametro, nuovo, ultimo, ultimo esemplare della linea car car Carrera. Prima avevamo visto comunque il Gran Carrera, questo ancora... Il Carrera normale, molto bello, caratterizzato da questo cinturino cauciù e da questa lunetta in plastica nera che ricorda un po' le lunette dei Daytona anni 70. Eh, non mi ricordo la cifra, quindi mi devi aiutare. Qua, scusa, non c'è scritto niente? E allora, mo che dico io? Eh, vabbè, adesso me lo invento. 2008, 2008. Hm? No, 2008 no. O oh, sì. Vabbè, mi riservo, no, 2000, adesso scrivi 2008, poi vediamo un attimo se qualcuno di voi è interessato, comunque mi chiami, eh, che vediamo di confermare questo prezzo oppure magari limarlo un po', eh, perché adesso a parte gli scherzi <ride> davvero non, eh, mi ricordo, non mi ricordo esattamente cosa costasse questo esemplare eh, che è usato, ma le condizioni come vedete sono pari al nuovo. Ritiralo grazie, di questo so benissimo invece il prezzo, 3.600, un scatto scatola garanzia. Collezione Air King, attenzione che l'Air King l'ultimo nato, 5.900 euro costa, eh. quindi insomma questo era uno, è un orologio che adesso credo sia uscito di produzione, fanno solo Super Oyster, però costa 5.400 eh. Sono un attimino cambiati i prezzi di listino di questi orologi, ahimè. 35 mm il diametro, bello il quadrante, argento, due toni, due finiture diverse, rayon de soleil nella parte centrale, matte nella parte periferica, eh, moderno, attuale di moda, l'arancione eh, che abbiamo appunto nelle cifre arabe radiali. Ad indica, indicate in questo quadrante, in questo quadrante eh? quindi un, un quadrante che lì per lì non ha granché successo, poi invece metabolizzato, lo so perché ne ho venduti altri questi orologi, e so che tanti, tanti mh, spesso magari hanno rimorchiato questo quadrante, no? eh, magari sfruttando l'occasione di trovare l'orologio usato, eccetera. Poi, poi mi sono venuti a dire, nel tempo magari l'hanno comprato con, eh, così, con la rassicurazione che il quadrante sarebbe stato in un secondo tempo cambiato, eccetera. Poi gli stessi venivano a dire, no, ma no, guardi, non si sbatta più di tanto perché questo quadrante mi piace, me lo tengo così. E penso sia davvero un quadrante che abbia questo, questo effetto, mm, che faccia questo effetto. Ritiramelo, grazie, ritiramelo, grazie. Questo è un altro orologio arrivato da poco, 950 euro la richiesta, però è un oversize, omega. Carica manuale, anni 50, un orologio raro perché è appunto oversize, cioè fuori misura. 37 mm di diametro. Attenzione che non è facile trovare questi eh, orologi mh, che hanno questa dimensione più, eh, più, 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 più ampia, più grande. No? È una dimensione che... Eh, eh, all'epoca non andava non, non era richiesta anzi più piccolo era l'orologio e più era eh, considerato prestigioso importante elegante raffinato e di, valore, e di valore gli orologi questi qui grandi li facevano più che altro per chi ne faceva un uso professionale dell'orologio quindi tecnici ingegneri militari eh, medici eccetera no chi aveva bisogno dell'orologio per scopi così Professionali oggi ci fa sorridere questa cosa perché eh, eh, chi ha bisogno dell'orologio per scopi professionali esistono degli strumenti elettronici oggi eh, che, che bypassano proprio in maniera facilissima il eh, vecchio vetusto orologio meccanico. Eh. Che però, eh, che però ha un vantaggio nei confronti dei, di, di questi strumenti elettronici, che poi magari vi dirò, ritiriamolo, a parte che lo sapete anche voi, eh. guardate che bello, com'è ben conservato, è dell'83 questo orologio, dell'83, 1983, quando penso al 1983 io ho benissimo chiaro eh, il periodo, l'atmosfera, i colori, la, la, la moda, eccetera, Linda invece no. <ride> Linda, invece, quando pensa al 1983, cosa ti viene in mente del 1983? Niente, il niente, il nulla. Qui comunque siamo in un eh, periodo in cui eh, le, i Rolex erano sempre uguali con la cassa Oyster eccetera, vedi? Questo ha all la lunetta oro bianco e il all è ancora in plastica, però avevano già cambiato i, i movimenti ed erano arrivati i primi 30, 35 a scatto rapido di data. Quindi questo è una referenza di transizione, ossia vetro ancora plastica, come negli anni 70, però già scatto rapido di data, come negli anni 90. Negli anni 90 eh, poi invece è arrivato anche il vetro zaffiro e quindi insomma è diventato vetro zaffiro, scatto rapido di data. Questo invece è ancora eh, vetro plastica, però scatto rapido di data. 2008, la richiesta. Davvero in condizioni eccezionali, eh? 1983, poi anche lì io dico sempre l'orologio va paragonato un po' all'essere umano quando consideriamo l'età dell'orologio, eh? quindi se non mi considerate vecchio un ragazzo dell'83, a maggior ragione non consideratemi vecchio un orologio dell'83, anche perché il ragazzo dell'83 cesserà ad esistere molto prima di questo orologio dell'83. E questo mettetevelo tutti in testa, anche te che sei del 93. Sette, ecco. ritiriamolo. Perché l'orologio meccanico eh, ha dalla sua la longevità. Questo per esempio, che è un Vascolo Costantin del 1973, eh, 73 tipicamente vedete la cassa Tonneau con una bella lunetta godronata. Certo, però la cassa Tonneau è un automatico col calibro 10,72, punzone di Ginevra, eccetera. È un orologio che. Fra 100 anni esisterà, continuerà ad esistere. Chi lo compra, chi lo acquista, può benissimo tramandarlo ai, ai figli, ai nipoti. E questo con, con, cioè, ri, resterà, sopravviverà a voi. Mettetevelo in testa, rassegnatevi. Questo è un orologio che fra 200 anni, se si rompe, ci sarà qualcuno che magari aggiusta la rotellina e lo fa rifunzionare. Questo non può, non può esistere col telefonino telefonino, questo è un telefonino che io ho adesso, boh, va benissimo, eccetera ma fra dieci anni lo devo buttare nel, 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 nel cioè, capito? questo invece segna l'ora adesso lo segnava nel 1973 lo segnerà nel 2073 nel 2173 è per quello che vi chiedo 6800 euro perché questo è, una, è, un, è un oggetto che avrà una vita di 300 anni, eh, fate un po' 6800 diviso 300, vedete quanto vi costa all'anno. Non costa niente. Mm? Bello però. Scatola e garanzia, attenzione. Eh? Ah, scatola e garanzia. Coraggio, eh, equipaggiato di scatola e garanzia ed è eh, scatola originale, garanzia originale ovviamente. 1973. Automatico, data. Il calibro è il eh, 1072, quello con la massa oscillante che ha la parte periferica in oro 21 carati, quello che ha il bilanciere Giromax Giro della Pate Philippe, quello che ha la massa oscillante sempre che è, è ruota su eh, 4 cuscinetti in rubino. Quello che è uno dei più importanti movimenti che la Vacheron Constantin abbia mai realizzato. Bello, eh? Bello dai, eh? anche per dire chi non si intende di orologi, secondo me vedendo un orologio del genere rimane piacevolmente sorpreso. Abbiamo 9 minuti, chiudiamo con i Rolex, dai, chiudiamo con i Rolex. Via, carellata di Rolex, vi faccio vedere i Rolex che abbiamo, dai. Automatico data su Marine 16610T, cosa vuol dire T? Vuol dire true bronze, ossia fuori ciechi in francese, true vuol dire fuori... Hai fatto francese? No, E eh, quando vai? Latino no, francese no, eh, genovese. genovese nemmeno. 6.000 euro la richiesta, beh questo è un fuori ciechi, bracciale SEL, eh, ultima generazione, ah, RRR, ecco, eh, ossia sul Reo abbiamo l'indicazione del numero di cassa nonché della referenza. Quindi ultimissima referenza prima dell'avvento della ceramica, eh, del modello con eh, ceramica. Le condizioni, sono, vedete, sono pari al nuovo e questo è un orologio che oggi vale questi soldi. 6.000 euro, eh, poi posso esaminare così, ritiri da fare, vediamo, vediamo. Eh. Poi vediamo ancora. 16570 Explorer 2, anche qui abbiamo il Corredo scatto e il prezzo scende a 4,8 perché è meno richiesto: richiesto. Summariner è quello più richiesto. Poi comunque attenzione, qua non stiamo parlando di un RRR, stiamo parlando di un ottimo eh, Explorer 2 recente perché è un 2006, se non sbaglio, però non, non al pari del Summaria. Quindi qui sono due cose che lo fanno valere un po' meno del sumarine. Il modello che mi meno richiesto è il, eh, è il fatto che non è un 2009 come quell'altro, è eh, un, un po' più vecchiotto. Disverso il discorso, ritiramelo invece per il eh, GMT. 2004, ma sapete quant'è che non vedo un GMT del 2004, GMT 2 del 2004, questo ancora è già fuori ciechi. Fa vedere, scusa, scusa mettilo un po' di profilo, no, fuori ciechi non è ancora d'accordo. Ecco, è ancora un modello, diciamo, non di ultimissima generazione però un orologio per cui io adesso ma che 2004 58 chiedo se mi metti 2004 mi fai scoppiare il telefono per carità che mi tocca comprare un altro telefono poi non mi mettere 2004 che sennò no mi scoppia il telefono 58 la richiesta è un 2004 magnificamente conservato una passata magari se gliela darei sul bracciale sulla cassa ma non c'è bisogno non c'è bisogno la lunetta rossonera mi piacerebbe fosse rosso blu, magari ce la mettiamo. Blu cerchiata non la fanno, è inutile che guardi, non, non la fanno blu cerchiata. La fanno rosso nera, rosso blu e nera. Eh. Quindi o cambi squadra, eh. ah, nera. <ride> o cambi squadra, o rassegnati. Poi non capisco. Dai, ma come fai il blu cerchiato? Vabbè, Vabbè dai, nessuno è perfetto. perfetto. 5-8 la richiesta. Poi, anche qui, possiamo esaminare ritiri, però sappiate che non è che vi ritiro i peccati di gioventù. Eh? Eh. Non mi proponete gli orologi che avete già proposto a mezzo mondo e ve l'hanno rifiutati. Ecco, non me li proponete a me. Eh? No, dai. No, perché a me mi piacciono, mi arrivano no? e mi dicono ma guardi, ho un bellissimo, meraviglioso eh, pinco palla eh, comprato nel... No, signori, questi sono soldi, eh? sono soldi. È così, dai, è così. Ritiriamolo, via, ritiriamolo. Questo è il più bello che attualmente abbiamo in Marengo, escluso i presenti. Ed è il, lo Yachtmaster, quello acciaio oro rosa, quindi Rolesor nuovo praticamente, eh, scatola e garanzia, anzi senza praticamente, questo non ha mai toccato polso, 13.450 Euro il listino, questo l'ho proposto a 11.500, non ce ne sono, quadrante chocolate, questo diciamo che rende particolarmente intrigante questo modello, il quadrante chocolate che troviamo, questo quadrante anche nel leggendario… Yacht Master Oro Rosa Cinturino Caucciù. Peraltro, vi posso dire, con questo eh, orologio, vi posso dare in omaggio eh, il cinturino Caucciù, ma non il suo originale. Attenzione, costa 2000 euro il cinturino Caucciù della Rolex. 2000 euro costa, no, ve ne do uno che è, è fatto apposta per eh, diciamo equipaggiare questo orologio. No? L'hanno fatto apposta, che comunque non è il cinturino originale. Eh, quindi potremmo eventualmente, se volete, equipaggiare questo modello, questo orologio con il suo cinturino nero eh, e farlo sembrare il, eh, quello, quello d'oro rosa, quello leggendario d'oro rosa che tutti vogliono, eh, non ho manco capito perché, anzi l'ho capito perché... Ma mi rifiuto di accettarlo proprio, eh. mi rifiuto di accettare che il Yachtmaster oro rosa quadrante... Chocolate sia così diventato popolare e richiesto unicamente perché lo porta la moglie di Totti. Eh? No, questo mi rifiuto di crederlo, bello però, eh! Proprio una meraviglia. Role Zorro, ossia. Acciaio oro rosa, tra l'altro ricordo che eh, a parte che l'acciaio è il classico 904L, eh, che è il nuovo metallo eh, ultra eh, resistente, eh, resistente alle, corrosio alle corrosioni, eh, alle eh, la lega di metallo di oro rosa è brevettata da Rolex, eh, è espressamente brevettata, quindi questo colore particolare... Dell'oro rosa è un brevetto Rolex. È proprio un brevetto Rolex meraviglioso, davvero bello. Mm. Ritiriamolo, ritiriamolo. Hulk, cosa abbiamo? Tre minuti. Abbiamo detto che finiamo con i Rolex. Finiamo con i Rolex Hulk, ossia ghiera verde ceramica e quadrante verde. Ecco perché lo chiamano Hulk, il eh, celebre. Eh, così personaggio dei fumetti che, che, che diventa verde, verde come, insomma, come in pratica sono l'80% degli italiani adesso, no? più o meno verdi dalla rabbia. Ecco. Eh. Meno male che non diventano grossi come i Hulk, perché sennò a quest'ora avrebbero già rovesciato lo stivale. Mm rovesciato lo stivale questo è nuovo eh? questo è nuovo scatola garanzia costa di listino vi, vi, vi chiedo il listino, vi chiedo il listino eh? credo sia 8 e 4 mi ricordo se 8 e 4 o 8 e 6 comunque 8 4 riesco a darlo hm? e Anche qui posso esaminare ritiri, eh? poi vabbè. Sicuramente tutti voi avrete l'amico, il cugino, dello zio, del fratello, dell'amico del concessionario che ve lo offrirà a 5.000 e eh, 5, quindi andatelo pure a comprare a 5.500 euro eh? no, o 6.500. So, no, perché poi adesso tutte le volte mi discutono il prezzo di richiesta. Eh, che te devo dire? Cioè, non. Eh, questi sono orologi abbastanza introvabili, se poi si trovano a meno, benvenga, eh? meno male, meno male che c'è qualcuno che sa fare meglio di me. Però eh, sono sincero, un po' di sconto lo posso anche fare qua, ma non vi aspettate che ve lo posso dare a 7.000 euro, magari eh. Io ne ho venduti esemplari a 6.000 e 6.003, lo dico anch'io, ma erano altri tempi, li pagavo leggermente meno, adesso non, è, non mi è più possibile. Poi se qualcuno di voi ce l'ha e me lo vuole dare a 6.000, me lo porti che glielo compro. Sono compratore, 6.000 euro subito. Eh piuttosto vendo il motorino di Linda ma lo, ve lo compro a 6.000 euro non, non, cioè eh. in qualche modo li trovo li trovo i soldi quindi va bene così abbiamo ancora un modello da vedere della Rolex o due? aspetta ce n'era una, ah eccolo qua dai l'ultimo, l'ultimo, 1960 la mia epoca eh la mia generazione questo è del 1960 bellissimo solo tempo il calibro è il 10 eh, oh mamma mia no il 1570 che è diventato il eh, non mi ricordo il numero del calibro comunque è quello ancora con il rotore a farfalla dei just eh, con lunetta in oro bianco Petro Plexiglas, bracciale rigirato, magnificamente conservato, qui la richiesta è 2.800 euro, ma un esemplare così ben conservato del 1960 io non l'ho mai visto. Vedete che ancora le, eh, le lancette sono a, Lausanne, a, a Gladio, scusate, eh, non siamo ancora passati alle lancette a bastone, cosa che la Rolex farà verso la fine degli anni 60, quando passa poi alla alle lancette a bastone questo è l'ultimo eh, che vi faccio vedere perché mi fa scendere il nostro Federico che abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione magnificamente conservato per chi cerca un vintage davvero con ottimo rapporto qualità prezzo non se lo lasci scappare lasciate stare quei piccoli, quelle piccole incertezze che abbiamo sul quadrante non, lo, non ve lo faccio stampa, ristampare né ecco, mi azzardo a cambiarlo sono difetti naturali, fisiologici dell'orologio che comunque è conservato magnificamente. Ritiriamolo. Via, questo ha 56 anni eh. quindi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. E niente, e Vi do appuntamento domenica prossima. Se eh, siete sempre qua, tra le 18.30 alle 20, su, sul 18. Martedì vi aspetto. Eh, sul, eh, sempre sugli stessi canali dalle 14 alle 16 per la eh, gioielleria dovremo avere anche delle importanti novità. Vedremo. Un saluto, un ringraziamento a, a Federico, a Camilla, soprattutto a Linda. Eh. Ci rivediamo martedì. Linda, adesso andiamo a ballare, andiamo in discoteca. Quindi, di, di alla mamma che arriviamo alle 4 e 5 della mattina. Eh. Eh, ce l'hai i soldi? Sì. Va bene, anche i soldi. Siamo a posto. Buona serata. thank you